la natura ha le sue regole ed i mangimifici petrini rispettano quelle regole. Da 180 anni, una mano amica assicura materie prime di eccellente qualità per alimentare in modo sano gli animali d'allevamento e garantire così il benessere dell'uomo. Ricerca, qualità igienico-sanitaria, genuinità e rintracciabilità per rispettare le regole della natura e della salute. In tutta Italia, i mangimifici petrini sono sempre un passo avanti verso la natura, l'uomo e il suo benessere. Vieni al Consorzio Agrario dell'Umbria. Troverai tutto e di più per l'agricoltura, per l'allevamento, per la casa e per l'alimentazione. Vieni al Consorzio dell'Umbria a scoprire la straordinaria qualità dell'olio extravergine di oliva e l'eccellente bontà dei migliori vini umbri. Vieni a trovarci in via De Loggia, Perugia, Ponte San Giovanni o in una delle nostre agenzie sparse su tutto il territorio regionale. Ti aspettiamo! Il mio lavoro inizia al mattino, quando ancora il sole dorme. Io sono un allevatore che ha scelto la qualità. Le mie mucche producono latte 100% Umbria e ogni giorno lo consegno alla Grifo Latte. Il mio latte diventa il tuo latte. Scegli Grifo Latte perché è 100% Umbria. Mi piace Grifo Latte. Dal produttore al consumatore con il Casale del Grillo. Accogliente struttura agrituristica, dove qualità, tradizione, cortesia e convenienza si incontrano per essere sempre al servizio dei propri fruitori. Il Casale del Grillo vi aspetta con le sue gustose specialità, con ottime possibilità di soggiorno, con il suo parco, la piscina, il maneggio, campi da tennis e con la riserva di caccia, ricca di lepri, fagiani e starne. A due passi da Perugia, il Casale del Grillo è facilmente raggiungibile, percorrendo la E45 direzione nord, uscita Ponte Pattoli, strada Civitella-Benazzone. Sulle colline che circondano Orvieto sorge il Borgo San Faustino, una struttura agrituristica di prim'ordine che oltre al servizio ricercato ed accogliente offre percorsi guidati, escursioni a cavallo, fitness e centro benessere, il tutto nel segno dell'eleganza, della cortesia e di antichi raffinati sapori. E per i veri seguaci di Diana, Borgo San Faustino significa anche andare alla ricerca di emozioni nella sua splendida azienda agrituristico Venatoria. Telefono 0763 21 53 03, fax 0763 21 57 45. Email borgosf@team.it. Vieni con noi, lavoriamo insieme per migliorare le regole ed esaltare la qualità della caccia. Vieni con noi, andiamo incontro al futuro con la Federazione Italiana della Caccia per l'affermazione della nostra cultura venatoria e la difesa delle nostre più antiche tradizioni. Vuoi assaporare il gusto di arrampicare sulle più belle rocce della nostra regione, come quando da bambino salivi sugli alberi intorno a casa? Vieni a trovarci alla palestra EMA di Madonna Alta e organizzeremo insieme giornate all'aria aperta. Avrai la possibilità di vedere il mondo che ti circonda da un punto di vista molto, molto particolare. Per saperne di più, telefona al 348 85 40163. Con l'ARPSA si intraprende un sensazionale percorso tra le migliori offerte di caccia nei territori più suggestivi dell'Umbria. Ma ARPSA significa anche scoprire i più importanti allevamenti di selvaggina, capaci di soddisfare ogni richiesta di fauna da ripopolamento e pronta caccia. Per associarti all'ARPSA e per saperne di più, visita il sito www.arpsa.it oppure telefona ai numeri 336 79 51 45 075 50 10 899 www.arpsa.it fax 075 50 10 899 email info@arpsa.it. Con l'Armeria Micio per scoprire le ultime novità sulle armi, le munizioni e l'abbigliamento sportivo da caccia. L'Armeria Micio è a Castiglione del Lago, in via Bruno Buozzi, angolo via Cairoli, zona stazione. E allora tutti a Castiglione del Lago con l'Armeria Micio che vi aspetta. We'll be right back.
Un cordiale saluto dalla fattoria didattica del gruppo Mignini e Petrini S.p.A. Siamo qui a Petrignano di Assisi per raccontarvi la storia recente di un progetto culturale teso a rilanciare l'allevamento dei polli di razza come si faceva una volta. Una storia tracciata nel segno della natura e della scienza, lungo un percorso che sta a confermare l'impegno costante della Mignini e Petrini non solo nella produzione di alimenti per la nutrizione e il benessere degli animali, ma anche attraverso il ripristino di antichi metodi di allevamento, recuperando la loro storia e la loro ricca tradizione gastronomica. Ma ora, cari amici, è giunto il momento di passare la parola alle immagini, puntando subito la nostra telecamera sugli animali, ammirando le loro bellissime piume e ascoltando le testimonianze di coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo straordinario progetto. Vediamo insieme. Questa iniziativa della fattoria didattica che in fondo lega l'esperienza della terra all'esperienza anche dei giovani, dà modo di poter fare un'esperienza reale alle persone che crescendo, ai bambini, ai ragazzi che crescendo possono avvicinarsi a questo meraviglioso mondo dell'agricoltura che per anni è stato visto come un mondo cattivo, un mondo duro, un mondo faticoso e che oggi invece vedo tanti ragazzi che riscoprono e gli danno anche una prospettiva di vita per loro. D'altro canto l'impresa Mignini, che poi è stata sintesi anche di altre esperienze cresciute qui nel territorio, è conosciuta come un'impresa che dà produzione di qualità, che si sta rafforzando altrove, mi pare imboccando la strada contro gli OGM, quindi a difesa di quel cibo anche per gli animali, quindi insomma che per la zootecnia che ci dà la possibilità di poter pensare produzioni che hanno una tracciabilità e che all'inizio di questa tracciabilità c'è delle produzioni appunto di qualità. Attraverso le cosiddette fattorie agricole didattiche, questa è la numero 186, quindi regolarmente riconosciuta dalla regione dell'Umbria, così con tutti i crismi, così come vuole la legge, che dà la possibilità appunto di fare quella didattica, quell'informazione, quella divulgazione alle nuove generazioni perché entrino in contatto con quello che poi è il mondo vero. In bocca al lupo a questa attività, buona serata, buona giornata, in bocca al lupo anche per la prossima stagione venatoria, perché il cavaliere è anche un cacciatore e c'ha anche dinamiche venatorie da seguire. Grazie assessore, grazie di queste bellissime parole, molto toccanti. Adesso prendiamo posto perché la serata continua con una cerimonia religiosa. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi. Ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Ed è per questo che vogliamo ancora una volta affidarlo alla misericordia di Dio, che è grande la misericordia, specialmente se noi ci riconosciamo peccatori, e tutti lo siamo. Ancora 2 minuti, le famiglie Mancini, i cui avi hanno vissuto in questo centro aziendale, intendono donare una immagine sacra alla signora Luciana e al dottor Mario Luigi. Grazie. Sempre il dovere di rivolgermi a voi che siete stati.
stati così bravi, così fedeli da accettare questo invito. Giustifico mio figlio che vicepresidente della Assanzo Italia è stato convocato a Roma, però mi ha dato un contributo nel comporre qualche parola. Cari amici, gentili signore e signori, vorrei ringraziare tutti voi per essere qui oggi a ricordare Genni e madre di Pino, mamma e papà, e trascorrere di nuovo qualche ora insieme. Con la maggiore parte di voi abbiamo percorso un tratto di strada insieme a questo luogo, ne rappresenta simbolicamente una pietra miliare. Questo è il luogo che i miei genitori avevano scelto come base di tutte le attività agricole, un luogo loro particolarmente caro. Qui, con gli affetti del passato, presente nel pensiero, insieme al desiderio di continuare nell'opera di costruire il futuro, è stata realizzata il pollaio sperimentale, oggetto di attività formativa nei confronti della scolaresca locale. Un atto di amore verso il luogo e di valore che esprime. La cultura rurale, una cultura fatta di genuinità, un'atmosfera sana che rasserena il cuore. Ed è con questo spirito che desidero esprimere a tutti, collaboratori, dipendenti, amici, gratuitamente per il lavoro svolto e l'impegno profuso, senza di cui non saremmo oggi arrivati dove siamo arrivati. Di nuovo, grazie a tutti voi per aver accettato questo invito e poi di averlo accettato con entusiasmo. Grazie a tutti. Accolgo volentieri l'invito. Sono 51 anni che mi sopporta. No. Mi sopporta, sì. Però 51 anni di soddisfazione, di impegno, di soddisfazione che concretamente si vedono da lì fuori. Io non sono un grande parlatore, sono più un uomo di numeri che di parole. Per cui mi ha fatto piacere rivedere tante persone che dal 1965, quando sono entrata alla Ponte, ho visto, ci siamo visti mano a mano, e tutti gli altri che dal nostro ingresso a Petrignano ci hanno seguitato ad accompagnare in queste attività. Grazie a tutti, e poi dopo che avremo scoperto quella dedica ci concederemo un po' di piacevoli pausa. Grazie di nuovo. Un ringraziamento per quasi una festa in onore di mio papà e mia mamma, Mario Lini e Genni Barber Lini. A titolo di informazione, la Genni è intitolata su una scheda che è entrata in un'azienda agricola che possiede la nostra famiglia in Argentina. E fuori c'è scritto la Genni S.A. Quindi avremo qualche suggerimento, quindi faremo qualche cosa insieme e oggi stabiliremo cosa faremo per fare. Siamo qui alla fattoria didattica con il presidente del gruppo Mignini e Petrini S.P.A. Marino Mignini, come e quando è nata l'idea di realizzare questo progetto Allevare come una volta? In verità è stata proposta dopo un accurato studio da mio figlio Mario, il quale ha recuperato 3 razze speciali di galline che avevano un'età di una razza praticamente che veniva adottata 50 anni fa, 60 anni fa, non è stato facile, però le abbiamo adesso messe
in riproduzione ed abbiamo qui in questa azienda agricola più di 1000 soggetti che riproducono e noi consegniamo a chi ce le richiede i pulcini di questa razza che hanno bisogno di 3 mesi per maturarsi. Noi mangiamo in giro per il mercato italiano dei polli che si maturano in 30 giorni. Questi sono polli che ci vogliono 3 mesi. Quindi lascio a lei immaginare il maggior sapore, la migliore qualità e dovuta ad un maggior costo. Però noi sosteniamo che è una operazione per avere un prodotto sano, per avere un prodotto migliore, più saporito e quindi lo abbiamo portato per proporlo nel mercato, è vero, come si fa in tutta Italia. Quindi, dottore, uno degli obiettivi fondamentali di questa iniziativa, il recupero di razze che praticamente erano scomparse dagli allevamenti tradizionali. Esatto, gli allevamenti, innanzitutto questi devono stare per terra, è obbligatorio. Poi sono assolutamente alimentati con uno speciale alimento sano e in questo momento noi riusciamo a consegnare ogni settimana 25.000 pulcini, però dura questa nascita dei pulcini dura 4 mesi, adesso quando è verso giugno finirà perché inizia ad aprile e una parte di clienti sono in attesa che noi portiamo con un mezzo nostro personale che viaggia di notte i pulcini a questi rivenditori. Ecco. Quindi un progetto, per dirla in estrema sintesi, dottore, che si realizza nel segno della tradizione ma senza trascurare quelle che sono le risorse della tecnica e della scienza dovute al progresso, ovviamente. Se lei legge come noi abbiamo fatto il lancio di questo prodotto e di questo progetto, si chiama allevare come una volta. Esatto. Produzione di qualità legate al territorio. Questo è il fondamentale, certo, che noi abbiamo adottato per questo progetto. C'era una volta una fattoria in mezzo alla verde campagna, dove gli animali crescevano sani e belli perché mangiavano cose semplici che la stessa natura offriva. Non è una favola, è la storia della lunga tradizione dei mangimi mignini. Ancora oggi i mangimi mignini si affidano solo alla natura per garantire animali di allevamento sani e genuini, perché la loro salute è salute anche per te, sul tuo piatto. Tutta Natura, arricchita con omega 3 estratti dai semi di lino, è la linea specifica di nutrimento per il tuo benessere a tavola. Mangimi Mignini, la natura per il tuo benessere. Collocata nel cuore dell'Alta Valle del Tevere, zona industriale nord di Città di Castello, l'armeria Bruschetti vi aspetta con il suo vasto assortimento di armi da caccia, per uso sportivo e per difesa personale, con le migliori ottiche da puntamento e da osservazione, con le munizioni delle marche più prestigiose e con la sua raffinata gamma di articoli per l'abbigliamento sportivo. Venite, vi aspettiamo! Vieni con noi, lavoriamo insieme per migliorare le regole ed esaltare la qualità della caccia. Vieni con noi, andiamo incontro al futuro con la Federazione Italiana della Caccia per l'affermazione della nostra cultura venatoria e la difesa delle nostre più antiche tradizioni. Il mio lavoro inizia al mattino, quando ancora il sole dorme. Io sono un allevatore che ha scelto la qualità. Le mie mucche producono latte 100% Umbria,
e ogni giorno lo consegno alla Grifo Latte. Il mio latte diventa il tuo latte. Scegli Grifo Latte perché è 100% Umbria. Mi piace Grifo Latte. Con Enal Caccia Pesca e Tiro per l'esclusiva tutela dei cacciatori e pescatori. Con l'Enal Caccia per essere sempre in prima fila nella difesa dei diritti dei cacciatori, con un'assicurazione solida, una tutela legale gratuita e con la pluralità dei suoi servizi. Associazione Nazionale Libera Caccia, da oltre 50 anni a difesa del cacciatore e dell'ambiente. Libera Caccia è vivere il mondo venatorio a tutto campo. Cinofilia, tiro a volo, aggregazione, convegni, fiere, politica venatoria, cura del territorio, allevatori, guardie giurate, assistenza legale. Insieme per difendere la vera passione della caccia. Non perdere l'occasione. Entra nell'Associazione Nazionale Libera Caccia. L'Armeria Micio, per scoprire le ultime novità sulle armi, le munizioni e l'abbigliamento sportivo da caccia. L'Armeria Micio è a Castiglione del Lago, in via Bruno Buozzi, angolo via Cairoli, zona stazione. E allora tutti a Castiglione del Lago con l'Armeria Micio che vi aspetta. Ennio Passero, responsabile del progetto Allevare come una volta. Dottore, vogliamo intanto iniziare questa intervista spiegando al nostro pubblico delle nuove stagioni dove si trova questa fattoria didattica. Allora, noi intanto ci troviamo a Petrignano d'Assisi, a 500 metri dal mangimificio Mignini Petrini, nel cuore dell'azienda agraria Mignini. Questa è una grossa azienda agraria che si estende fino all'aeroporto, dove c'era questo centro aziendale del quale oggi si festeggia la fine dei lavori di restauro, è stata riportata a nuovo splendore. Gli obiettivi di questa iniziativa, dottore? Il progetto Allevare come una volta è un progetto culturale, è un bel progetto, che ha come obiettivo quello di far tornare le persone a gustare i polli di una volta. Il pollo, caro dottore, era il pasto del giorno di festa, certo. Era il pasto dei banchetti più importanti, dei matrimoni, del giorno di trebbiatura, delle feste più importanti. Era a un livello quasi come quello della selvaggina, lei è appassionato di... Sì, sì. E non aveva tanto da invidiare. Dottore, che razze di pollo si allevano in questa fattoria? Allora, noi abbiamo fatto un giro per l'Italia alla ricerca di queste razze e ne abbiamo selezionate tre. Quelle più interessanti sia per la produzione della carne che per la produzione delle uova. Queste sono razze, dottore, a duplice attitudine. E queste tre razze sono razze autoctone, razze italiane. È l'italiana dorata, che è una derivazione della livornese, quindi particolarmente adatta alla produzione delle uova, ma anche c'è un buon peso alla macelleria. La livornese è la produttrice di uova per eccellenza. Esatto, questa è la dorata, è bellissima, il gallo è quello che si vede spesso nei quadri dei nostri pittori del Rinascimento. Poi abbiamo l'italiana barrata e poi abbiamo una razza speciale che è il gigante nero d'Italia.
ne vogliamo parlare in particolare di questo gigante nero, perché dà un'idea di grandioso, di potenza. Intanto è una razza bellissima, bella, aristocratica, in questo suo piumaggio completamente nero, lucido, con i riflessi verdi, blu. Nel 29 la gente, le famiglie mangiavano poca carne. Allora pensarono, ma per fargli mangiare, fare un'alimentazione più ricca di proteine, facciamo allevare un pollo più grande, più grosso, più pesante, in modo che quando viene macellato c'è più carne per tutti. E questo istituto di zootecnia di Genova nel 29 selezionò il gigante nero d'Italia. Lo fecero anche nero perché era un momento che il nero andava di moda. È un animale meraviglioso, fra le razze italiane è la più pesante, il gallo arriva a 4,5 kg, la gallina a 4 kg ed è un animale, la gallina, che facilmente si accchioccia. Le razze di oggi sono un po' più pigre ad accchiocciarsi, quindi riportiamo questi ai polli, queste tre razze nelle campagne, ma diciamo anche le chiocce, quindi il piacere, ma non solo alle persone anziane, anche a dei professionisti, a dei giovani che si stanno riavvicinando in questi anni alla campagna, all'agricoltura, il piacere di far covare le uova in maniera naturale. Esatto, e la mattina andare giù nel pollaio, tirare su la chioccia e vedere che nella notte sono nati 15 pulcini. Mi diceva un mio carissimo amico, direttore di banca, è stata una delle più belle emozioni che ho provato, perché vedere questi 15 testolini che erano nati tutti la notte, come c'è stata questa fioritura di pulcini. Questo è uno dei risultati di questo progetto. Dottore, come vengono allevati questi animali? Il metodo di allevamento? Intanto volevo aggiungere che questi animali sono dei campioni della biodiversità. Tutte le viti fanno l'uva, ma non tutte fanno l'uva giusta per fare il sagrantino. Certo. Quindi anche chi alleva i polli per casa e utilizza razze di oggi non ottiene lo stesso risultato che potrebbe avere se allevasse questi polli, perché questi hanno una carne non grassa, la pelle sottile, trasparente, una carne di un sapore prelibato. Come vengono allevati? Vengono alla sua domanda. Vengono allevati nelle condizioni di massimo benessere, perché oggi si avvicinano all'allevamento del pollo anche gente che non l'ha fatto mai. Purtroppo i vecchi, molti sono morti e non hanno fatto a tempo a trasmettere alle nuove generazioni il metodo. Ma soprattutto, se mi consente dottore, questi polli non sono racchiusi nelle gabbie, ma sono liberi di razzolare come una volta. Noi abbiamo messo a punto un metodo che prevede che per ciascuno di questi polli possono uscire a razzolare nel prato, hanno dagli 8 ai 10 metri quadri di superficie ciascuno, non solo per avere tanta erba da beccare, ma anche per non creare inquinamento, perché quando hanno 10 metri quadri non è che si crea cattivo odore e così via. Possono uscire ed entrare quando vogliono, possono fare i bagni di sabbia che gli consente di allontanare i parassiti, passano la notte sui possatoi. I polli la notte, dottore, hanno paura, perché sanno distinto che di notte ci sono i rapaci, i predatori, le volpi, le faine. E quindi non vorrebbero dormire per terra, ma sugli alberi, ma questo non sempre è possibile. Allora abbiamo messo dei possatoi dove loro vanno a dormire di notte. Questo fa sì che dormono meglio, con meno stress, e le loro difese immunitarie sono più elevate. Ci sarebbe da fare una raccomandazione a chi alleva delle galline per il proprio produrre le uova del suo fabbisogno, è quello
che è importante che ci sia anche il gallo, non tanto per la felicità delle galline, del gallo, quanto perché le uova gallate hanno un valore biologico nutritivo del 30% in più. È la stessa superiore, la stessa differenza che c'è fra i semi di soia e i semi di soia germinati. In quelli germinati c'è la vita, nell'uovo fecondo c'è la vita, ma non è che dentro si vede il pulcino o okay. Che... Ecco, quindi se uno alleva le 5 galline, c'è anche il gallo, le uova gallate fanno meglio alla salute, ci nutrono meglio di quelle che sono sterili. Questi polli allevati qui alla fattoria didattica li possono trovare solo qui a Pedrignano di Assisi, oppure questa iniziativa investe anche il resto del territorio nazionale? Questa è una bella, un bel progetto, allevare come una volta dei mignini petrini è un gran bel progetto che interessa tutto il territorio nazionale. Noi intanto qui produciamo pulcini. Questi pulcini di 28 giorni, svezzati, vengono venduti presso circa 2.000 rivendite agricole della Mignini e Petrini, dove uno va lì, si prenota e una volta al mese passiamo in quasi tutte le regioni e andiamo a consegnarli dove c'è la richiesta. Perfetto. E allora che dire a questo punto, dottore? Complimenti per la straordinaria iniziativa che la Mignini e Petrini ha realizzato qui a Pedrignano di Assisi, soprattutto perché ci fa rivivere tempi andati, ci riporta indietro negli anni, quando, ecco, come ricordava lei durante l'intervista, durante la trebbiatura era possibile gustare le carni pregiate di questi polli. Quindi complimenti e con l'augurio che possa sempre più svilupparsi questo tipo di attività, tornando non indietro nel tempo perché non è possibile, il progresso avanza, però senza dimenticare quelle che sono state le grandi tradizioni gastronomiche soprattutto del nostro paese e della nostra regione. È giusto, dottore, questo dicevo. Allevare come una volta i mignini petrini è un progetto culturale, ma anche un progetto di recupero delle nostre migliori tradizioni gastronomiche. La carne di questi polli è prelibata, è qualcosa di pregiato, è un'eccellenza e quindi beato chi se la può permettere, chi ha il tempo, la passione di allevare questi polli e di far gustare queste carni alla famiglia, ai figli e ai nipoti. Cari amici, la puntata dedicata alla fattoria didattica dove si allevano i polli come una volta termina qui. Grazie per averci seguito, per essere stati con noi. Arrivederci a sabato prossimo con una buona stagione a tutti. Arrivederci, buonasera.